Oggi una ciambella per le emorroidi. No. Ciao a tutti. Non è vero. Sì, ciao, ciao a tutti. No, non dire così. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi una ciambella per farvi passare tutti i mali, altro che per le emorroidi. Sì, sì, tu veramente. Le emorroidi ce le hai qua. Le emorroidi allora... ce le hai in testa, quindi mi stai dicendo che sono una faccia. Questo di... Questo l'hai detto tu. Allora, bravo. Ragazzi, buongiorno. Oggi una ciambella che è bella. Una delle torte, una delle ciambelle più buone che vi abbia mai proposto qui sul canale. È una ricetta che ho inventato al momento di farla, nel senso ho accorpato degli alimenti così, vediamo come viene, ed è venuta una cosa pazzesca. Stiamo girando l'intro dopo essercela spazzolata tutta. È durata quanto? Forse due giorni. No, sì, due giorni. Un giorno e mezzo. Un giorno e mezzo. Ma perché c'era la notte di mezzo, perché sennò... Allora ragazzi, intanto andiamola a fare e poi vi dico la sensazione nel mangiarla. Ed ecco gli ingredienti per il nostro buonissimo e sanissimo ciambellone alla zucca. 300 grammi di polpa di zucca. Io questa l'ho cotta al vapore e poi l'ho schiacciata. Potete farla anche al microonde o anche lessa e poi lasciata sgocciolare ben bene e poi schiacciata con la forchetta così grossolanamente. 300 grammi. 320 grammi di farina integrale nel mio caso, ma potete usare anche la 00. 280 grammi di zucchero di canna integrale e un pizzico di sale. Lo zucchero di canna integrale lo riconoscete dallo zucchero di canna normale, dalla sua tipica conformazione così a sabbia e sembra umido, è molto molto più sottile dello zucchero normale. Questo che vedete invece è un pizzico di sale. 3 uova intere, 170 grammi di olio di semi, 170 grammi di acqua, un cucchiaino di essenza di vaniglia e una bustina di lievito, e così vi viene una ciambella buonissima. Per la guarnizione con un topping scirupposo e dolce io userò 4 cucchiai di zucchero di canna e un 3 cucchiai di zucchero a velo di canna miscelati insieme con un cucchiaino abbondante, anche un cucchiaio di cannella in polvere e 3-4 cucchiaini di acqua. Farò sciogliere lo sciroppo e quindi poi lo verserò a mo' di topping sulla ciambella. Cominciamo subito. Come prima cosa montiamo le uova con lo zucchero. Metto tutto lo zucchero e il sale. Aggiungo anche il cucchiaino, di essenza di vaniglia e monto, quindi verso anche l'olio tutto e faccio andare. Aggiungiamo anche l'acqua, mettiamo un attimo da parte il composto, prendiamo la nostra farina, una bustina di lievito e setacciamola nella farina. Nella ciambella non metterò cannella perché la metterò nel topping. Se voi non preparate il topping, allora mettetelo un pochino di cannella proprio in questo momento nell'impasto. Darà un quid in più alla torta. Zucca e cannella sta molto bene insieme. Verso la farina all'interno della mia parte liquida e mescolo. Quando la farina non è ancora del tutto incorporata, vedete, c'è ma non c'è, ok, versate anche la zucca, tutti e 300 grammi, e mixate energicamente per un po', una decina di minuti. Ok, è il momento di prendere lo stampo per la torta. Assicuratevi che tutta la torta abbia preso, quindi con la spatola scorrete verso il basso per accertarvi che non ci siano residui di farina. Perfetto, mettiamo un attimo da parte e prendo la teglia. Vi ho lasciato un bel video su come foderare facilmente gli stampi, quindi cercatelo su 2Corona K.
guardate quel video perché è molto semplice foderare uno stampo, anche in maniera migliore di questa, perché oggi ho dovuto fare un rattoppo e mi è finita la carta forno. Vabbè, forno 180 gradi nella parte mediana del forno per un'oretta circa, con, allora, la mettete sulla griglia nella parte mediana del forno, sotto mettete una leccarda piena d'acqua, sopra invece coprite lasciandola così un po' a cupolina in modo da non inibire la lievitazione. È inutile che la guardate prima dell'oretta di tempo, quindi forno, io uso combinato, uso sia il ventilato che il grill sopra e sotto. Forno ventilato a 180-170 gradi a seconda la potenza del vostro forno per un'ora. È l'importante che abbia la leccarda d'acqua sotto, non dove c'è la dove c'è la teglia, ma sotto. Quindi io metto la teglia sulla griglia e sotto la leccarda colma d'acqua. Bene, ci vediamo tra un'oretta. Ed ecco la nostra torta, la apriamo insieme. Voilà! Guardate, no, che ma bella. È finta. Guardate che finta. Bella, è venuta lievitata perfettamente, ha cotto dolcemente, quindi non ha spaccato in maniera esagerata. Lasciamola raffreddare e tutto. Noi andiamo a preparare il topping. In un pentolino mettiamo 3 cucchiai rasi di zucchero di canna, 4 cucchiai, io sto prendendo 4 cucchiai rasi di zucchero a velo, io ce l'ho sempre di canna, un pochino di cannella, ne metto un cucchiaino per intenderci, 3-4 cucchiai di acqua, regolatevi, e ne metterò 4, rimesto il tutto. A fuoco spento e quindi accendo la fiamma molto dolce e aspetto che lo zucchero a velo fonda con lo zucchero di canna. A questo punto ho messo in totale 6 cucchiai di acqua, 4 di zucchero di canna, 4 di zucchero a velo rasi entrambi, un cucchiaio di cannella e da ultimo aggiungo un cucchiaino di farina ed emulsiono il tutto. A fuoco leggero fate andare finché non diventa una bella cremina, un po' appiccicosetta. Potete anche aggiungere un bel cucchiaio di panna, tutto questo vi verrebbe una sorta di mousse alla cannella. Ok, a questo punto che bolle e sobbolle, possiamo spegnere il nostro caramello aromatizzato alla cannella, è pronto. E adesso pentolino e cucchiaio alla mano, piano piano versiamo il caramello su tutta la torta. Ok, molto bello. Voilà, buon appetito. Lasciamo raffreddare e vi lasciamo alle foto. Ciao. Ecco, avete visto com'è semplice, com'è morbida questa torta, e quindi approfittatene, ancora ci sono le zucche, quindi fatela, provatela, e allora, poi potete usarla anche come cuscino. Ma veramente potete usarla come cuscino, ragazzi. Avete notato la lievitazione, quanto fosse compatta? Bene, era morbida morbida, il dentro però era umido, ma non bagnato, umido di umido di lievitato e di microclima conservato della zucca dentro la ciambella. Era proprio mordere e uno sciogliersi in bocca, però di una consistenza ben cotta.
torta, sapete, certe volte le torte rimangono un po' impappate, no? Questa no, questa lievita perfettamente, è una sorta di pan di Spagna, tra virgolette, quindi un lievitato e cotto che rimane di una morbidezza pazzesca. Non variate le dosi, fatela così come vi ho dato e vedrete che avrete una ciambella di cui mi ringrazierete. Anche il topping ci sta, quella dolcezza messa sopra è un compendio, direi quasi essenziale, quindi fatela così per come ve l'ho mostrata, è buonissima. Bene, quindi presentatele ai vostri amici, ai vostri parenti, per le festività, per tutto quello che volete. Io e mi raccomando, sì, tu hai usato tutto, che cosa? La zucca mantovana, quella che vendono alla Lidl. Brava. Perché quindi, le varietà di zucca cambiano. Brava, potete usare qualsiasi zucca, anche delle teste non di lo zucca. So. Bene, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Sì, sempre qui, sulle vostre tavole. Ciao!